Benvenuti, questa si chiama Casa Caffè, lo sapete da sempre, perché il venerdì sera alle 20 non possiamo che spuntare noi a Casa Caffè. Io un benvenuto e bentornato anzi Edoardo Fiorese Grazie. e soprattutto Grazie. bentornati a voi ogni venerdì. Perché? Perché avete già una certezza. Noi il venerdì possiamo solo darvi qualche bel argomento su cui pensare, meditare e soprattutto fare... Un bel pensiero per quello che è il weekend, perché tutte quelle che sono le disgrazie che da quello che si chiama telegiornale per gli altri, e io chiamo disgraziario, noi non le diamo. Se volete sapere quanti malati queste case, Non ve lo diciamo, non lo diremo mai. Noi stiamo bene così. Noi siamo sani, salvi al, mom al momento, no. anche per sempre. Calma, per, dai. Sempre, per sempre. Questa per è la nostra sempre. cifra: serenità, serenità. serenità. Le cose che ci fanno star bene, giusto? Eh, sono le cose di cui parliamo di solito sono cose che ci fanno stare bene. Almeno ci proviamo. Dai. Non solo noi, fanno stare bene anche gli altri. Esattamente. Però Esattamente. ogni tanto bisogna anche andare a cercare qualche argomento come questa sera che deve anche interessare le persone perché siccome ti riempiono la testa io non so se eh, eh, domani, mm. sì, sì. domani sabato manifestazione in tutta italia contro il fascismo eh, ma sono eh, i manifesti che rovinano il diciamo, verde no, per saperlo mm. o, se sono, o se sono loro che, che aumentano la benzina il gas o non so perché nel caso se no vado anch'io a fare una manifestazione No, lo so, dire, io no. faccio sempre 50 euro. Eh, eh, <ride> eh, hai ragione, sai? È che fra un po' a parne 70. Eh, ho paura di sì. <ride> cioè, Mentre oggi non potresti... Allora, lo io ripeto, mi, se... mi espongo su questi argomenti. No, io so da come è il mio compito. Che se c'è colpa di qualcuno ed è certa mm. si faccia una manifestazione. E quindi eventualmente domani mattina a Roma non... Faccio tempo arrivare presto, ma insomma, posso provarci se non fosse così, non ce ne frega niente. Perché noi siamo qui solamente per fare in modo che voi stiate con noi in compagnia. Sereni e eh belli perché siete voi mm -hmm, tranquilli certo. perché siete voi certo. anche noi. E poi perché sono belli e soprattutto tranquilli e soprattutto sereni e bravi. I nostri ospiti che andiamo a inquadrare, è la cosa più bella. Allora, intanto inquadriamo. Due ospiti, però, uno è Antonio Attisani. Allora, Antonio, intanto grazie per essere con noi. Grazie a te secondo, buonasera a tutti. Secondo, hai portato con te una bella persona, e allora presentacela tu in, tutti, eh. in tutte le cose, perché voi siete intanto bravi ragazzi perché siete più verdi degli altri. E questo mi fa piacere perché ormai oggi sono tutti quanti col diciamo con nero ehm, in teoria è col rosso addosso quindi un verde ci serve no? il verde serve serve sempre serve a tutti quindi serve a tutti un tutto, po' però. verdi dovremmo esserlo tutti soprattutto di questi tempi in cui l'ambiente è risaputo che è stato maltrattato e continuiamo a maltrattarlo ma eh, di questo magari ce ne parlerà appunto Nicola Mazzucato che qui è al mio fianco quindi caro dio che ringraziamo. Mi, mi, mi ha dato il compito di presentarlo Presenta. e lo faccio molto volentieri perché Nicola Mazzucato, oltre ad essere le uno dei due portavoci provinciali per eh, Europa Verde, mm. per la provincia di Padova, è una persona che, speciale, speciale perché? Perché eh, al di là adesso di questo impegno eh, in un partito come quello dei Verdi, Nicola è da tempo che si occupa di ambiente, che si occupa di situazioni a rischio, che si occupa di queste cose. È stato anche un lungo periodo all'estero, giusto? Questo ci parlerà lui e dove si è sempre impegnato oh, per le questioni ambientali. Io ti ripasso la palla, magari lui si presenterà ancora meglio e dirà qualcosa in più. Beh, credo che Direi no, noi siamo pronti? siamo pronti a fare subito la prima domanda. Certo. Che sembra la più stupida, in effetti lo è probabilmente, però è anche la fondamentale. Perché ti sei impegnato in questa cosa? Che non sembra una stupidaggine, probabilmente lo è, ma non è vero, perché tu ci hai ragionato per impegnarti in questa cosa. Allora, spiegaci perché, eh, è bello, bello, mi piace proprio. Diciamo che, da come era stata la premessa, non parlare di cose negative perché domani è sabato. Eh, la domanda è molto interessante perché io ho, sono partito in, con un'esperienza in Australia tanto tempo fa, ho, fatto una, ho vissuto un anno in Australia, poi ho vissuto cinque anni a Londra, sono laureato in economia e relazioni internazionali e dopo sono tornato in Italia e questo ancora nel 2005 e, e, e qui ho incominciato a riprendere le attività. Un po' con difficoltà, perché magari quando vieni dall'estero, non, non dico di essere uno di quei cervelli che rientra, <ride> però <ride> diciamo che sono un, un corpo che è rientrato. Non hai più gli amici di prima, forse eh, è questo esatto. che spiegare perché finché sei qua è un conto. Eh. Quando torni, eh, chi è? Ma chi è, eh eh è sì, cosa... no, all'estero, tutto quanto Bravo. ha fatto di più, eccetera. Ho cominciato subito a lavorare nel settore eh, fotovoltaico. Quando ancora i primi tempi nel fotovoltaico, era 2004-2005, che non c'era ancora il conto energia, ma c'erano i finanziamenti della regione Veneto che li davano così su progetti sulla carta, fatti bene. Come vanguardia, a... diciamo. L'avanguardia in quel caso, giustamente, era l'inseguimento. Mm. Il pannello fotovoltaico, in seguimento e... E, la, e la sua caratteristica era quella di acquisire più energia solare grazie all'inseguimento all solare. All'esposizione sempre ottimale. Esatto. E quello l'ho fatto per due o tre anni. Ho fatto lo stadio Bentegodi, mm. con una società qui di Padova, con i parcheggi fotovoltaici cioè. ad inseguimento. E questo è stato veramente bello perché ero proprio nel mio. Poi, dopo, a un certo punto, nel 2008-2009, ho fiutato la bolla. La famosa crisi. No, è, però è arrivata nel 2011 mm. cioè. e in quel, in quel momento lì ho trovato un'opportunità di andare all'estero e sono andato in Medio Oriente, in India. Mm. E Ho lavorato lì per, per 5-6 anni. La capacità quindi di anticipare, sì. di vedere quando il gioco stava per esaurirsi e reinventarsi in esatto. altre cose, ma sempre nell'ambito energetico, delle rinnovabili ma o in altre cose? Illuminazione specialistica. In un campo attivo, ma non eh si sì, è riduzione, risparmio energetico, quindi non mm. più lampadine e quant'altro. Quindi comunque sempre nell'ambito del risparmio cioè l'energia c'entra sempre, sì. insomma, un po' ce la metti sempre sì. l'energia. rientro avevo fatto qualche mi ero riavvicinato alla politica locale, ai tempi di Zanonato, con una lista civica, perché io io di fondo sono un civico. Mm. Come come so appartenenza quindi, quando appartenenza politica <ride> essere civici in certi argomenti, perché i Politici, purtroppo, cioè per dire, ci stanno veramente tartassando e quindi meglio essere civico che non politico. In un no, caso, vorrei troppo, dire, ma se, se No, ma dopo ormai, questa esperienza. Dire, uno politico sembra un'offesa: essere civico vuol dire essere una persona, i politici sembrano gli illuminati del mai. Sì, scusa, dopo, del mai ma... scusa se ti interrompo, ma però alla fine sono arrivato alla conclusione che il civico può andare bene a livello. Okay. locale e fino ehm. a un certo punto mm. dopo quel punto devi avere un appoggio europeo Deve devi avere un appoggio più nazionale più. per determinate politiche però volevo solamente eh. finire che dopodiché So, 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 ho viaggiato tantissimo e so, quando sono tornato in Italia ho lavorato sempre per, un, per una multinazionale tedesca in Italia come direttore generale mm. e qui ho, ho scoperto un sacco, un sacco di attività poi mi sono, a un certo punto mi sono preso un anno sabbatico Stop. e ho detto pff, mi metto a, a studiare mi metto a fare ho fatto qualche picco, piccoli master alla fondazione Fenice qui a Padova a Terra Negra certo sul crowdfunding su finanziamenti europei ho cominciato a scrivere qualche bando e a seguire poi a un certo punto ho detto però ci manca eh, una, un una, una rappresentanza verde a Padova e in Italia anche. e, e, sì. e dopo tornando alla una domanda, domanda su iniziale, questo come? Dopo ti farò una domanda tornando sì. alla domanda iniziale detto, perché era un sabato mattina eh, vedi. 15 febbraio 2020 e ero stato a un, a, un, a un incontro di uh, del, de quello che dopo è diventato Veneto che vogliamo, mm. sulla uh. candidatura di Lorenzoni alle, alle regionali. E lì ho detto, io ero, ho partecipato molto attivamente, interessato nel gruppo ambiente del, di coalizione civica. E, e lo stesso giorno, siccome li avevo votati alle europee, ho mandato una mail un mese fa. Un mese prima avevo mandato una mail e mi hanno detto: Le tue competenze ci interessano? No, no, no. no, Niente, ma una perché... me, Vieni a una riunione ah, proprio generico. Così. Vieni a una riunione, vieni a una riunione e sì. Sì. come osservatore. Io ho detto va bene, vado come osservatore. E c'erano tutti quanti quelli che parlavano delle politiche delle, delle varie città. Sì. e alla fine Di Padova non c'è nessuno cioè all'esecutivo regionale dei verdi italiani non c'era nessuno di Padova forse perché erano tutti quanti dentro la coalizione civica alla fine ho parlato io e alla fine della riunione eh, mi hanno detto Nicola grazie questa è la bandiera porta la Padova <ride> bravissimo l'ho portata a Padova e ho detto cosa, cosa faccio cosa faccio allora ho chiamato un po' di, uh, di persone, ho, ho chiamato tutto l'ambientalismo scientifico di Padova, hai cercato Prosenzo, hai detto e bello, la... attento scientifico, hai detto veramente, sì. scusa se lo ripeto perché dopo alla gente sfugge il termine, hai detto scientifico sì. che è bellissimo. Beh, vatti tu scusami, no, e a un certo punto, alla fine, poi... dove sono capitato? In Antonio Attisani. <ride> alla fine sei incappato. In Antonio, <ride> sì. tra l'altro, mi, mi hanno suggerito: guarda, c'è Antonio Attisani, che è un verde storico. Ma, dove... Antonio verde Attisani, storica. attisani. Ta, 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 ta. Poi, alla fine, ho scoperto che era il. Papà di una mia, di mia di il papà uh, di mia figlia sai? no, C no. <ride> no, il papà si può bellissimo. tagliare. No, era il, il papà di, di una compagna, di cioè la compagna di classe. Suo figlio era compagno di classe di mia figlia. Ah, e siamo stati, stati per, per tre anni mm. uh, con i figli in classe insieme. E non lo sapevate. E lo sapevamo, attività. e da lì, a, da, da aprile fino a settembre abbiamo costituito i verdi europei a Padova. La siamo, sezione esattamente. Mm. E ci siamo presentati ne, in due mesi mm. con una fatica. <ride> vabbè, eh. vabbè. Ragazzi, c'è chi in due mesi ha costruito il primo partito d'Italia. Sappiamo una eh ventina vabbè. anni fa eh. con altre disponibilità. Però, è l'importante è fare Beh. qualcosa. Ci siete riusciti a portarlo in pista a metterlo in gara? Siete... Eh, è il Alla conto. fine, abbiamo Io ottenuto una consigliera regionale che eh. è Cristina. Vabbè. Guarda, vabbè, ti pare poco, Padova. Eh. Abbiamo preso uh, più di uh, 6.000 voti. Dal nulla, Beh. da zero in tre mesi. Che è, dal nulla non è dal nulla, C è da, 5.000. È, è da un pensiero condiviso, scusami. Mm. Perché ho la mia impressione che tante volte la gente si dimentichi che spesso anzi troppo spesso, certi pensieri condivisi, come è successo a partiti attualmente di maggioranza, vengano così: condivisi in maniera, diciamo, di pancia. mentre la condivisione per il pensiero vostro sia un po' più di testa, che mm -hmm. è un po' diverso nel sì, cuore. Hai capito? Perché, Perché Ma... di pancia ti viene il mal di pancia e, dopo, e non ci sei più, con la testa ci resti sempre e può solo evolversi. Il mal di pancia invece fa sparire. Mm -hmm. Scusa, non se la prenda nessuno di, 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 di quelli che Quello hanno le che... stelle, no. so, però oh. abbiano pazienza. <ride> Eh, eh, credo che, che questa sia una cosa molto più di testa che non di pancia, come è successo invece in, in certi partiti, dal niente un... al subito. Mm -hmm tanto tantissimo e poi scende lui praticamente fa una metafora dei partiti de, di quelle cose un po' di protesta no? di certo. reazione mentre questa eh è una che cosa molto più infatti questa non è protesta questa Ma è realtà è, è un ragionamento e, e qui infatti, mi volevo allacciare vai. tu hai detto Bravo. sei tornato hai fatto un giro del mondo fra virgolette insomma sei stato in vari paesi del mondo poi sei arrivato in Italia e ti hanno, sei stato invitato a questa riunione in cui guarda caso eri l'unico di Padova ti hanno detto dai prendi qua vai a formare vai e, e cioè nel senso, eh, porta la parola no, nel senso forma il gruppo nella tua città cioè, ehm, stiamo parlando quindi di una cosa da creare da formare, invece in altri paesi d'Europa, come per esempio in Germania in Austria, nel nord Europa il partito dei verdi, mi sembra di, almeno se non ricordo male, figura io vedo le, quando fanno le elezioni in questi paesi, figura sempre in alto in classifica il secondo, tal, talvolta il terzo, secondo partito del paese come mai secondo te questo non accade anche in Italia che i oh, Ancora questo accaduto, tipo di partito aspetto. o non è ancora, <ride> non so. Vabbè, comunque al di là di questo non c'è. In questo momento in Italia non è una realtà così. Come mai, secondo. Visto che probabilmente vi sarà. Questa è la domanda che faccio a tutti e due: che se ne occupa anche Antonio. Eh, visto che ve ne occupate entrambi, il vostro pensiero su questo, perché non succede anche qui? Non ah, ha sì, tu, così Antonio. strutturata, Grazie così forte. <ride> perché, secondo voi? Ma io. Come hai la tua idea, sì, io ho, la mia, ho, la mia, ho la mia idea, ho la mia idea, io. Eh, penso questo, eh, in Italia una vera coscienza verde non c'è mai stata. A differenza della Germania, bello. che è il cioè, tra virgolette, appunto, perché si parla proprio di vera coscienza. Mm. Un piccolo esempio, no? in questo momento. Storico, ci stiamo occupando, o affiancando alcuni comitati cittadini sulla lotta contro, che poi dire lotta contro, sono termini che non vorrei anche cancellare. Stiamo occupando di una questione ambientalista importantissima che riguarda tutti, tutti gli individui. Ed è la, il famoso inceneritore, la quarta linea di Padova. Inceneritore. Allora, ridurre questo argomento a una questione politica. Vuol dire non avere coscienza dei propri problemi, del proprio sé, del proprio vivere quotidiano, del proprio territorio. Certamente. Quando si tratta di salute, di salute pubblica, di problemi del genere, non dovrebbe esserci destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, allora chi dice no all'inceneritore, è un comunista, a parte che voi siete comunisti oggi, dai, portatemene uno qua adesso. No. O un fascista, parlando degli uni e degli altri. Sì. Cioè, eh, queste ideologie, per fortuna o per disgrazia, non esistono più. Superanzia. Io dico dove sono dittature per fortuna che non esistano più e ci mancherebbe altro. Ma su questi temi, tornando ai temi ambientalisti ai temi che poi sono l'ambiente, è direttamente collegato alla salute. Se io vivo in un ambiente sano, è più difficile che io mi ammali. Bravissimo, eh, voglio, voglio... Cioè, e manca, manca questo tipo pazzesco, di coscienza cioè... purtroppo, ed è, è lì che bisogna arrivare, ed è, è lì che bisogna portare le persone a ragionare, a ragionare su se stessi e su vivere in un ambiente più sano. Allora vedi che torniamo, torniamo a un discorso che abbiamo affrontato in altre maniere, perché Come no, adesso, certo. nel, nella sua modestia lui non ricorda, non vuole ricordare. Che Il problema dell'inquinamento e queste cose qua fanno parte di pin che lui ha prodotto, sì, fra sì, le altre cose, sì. si è, se, ne è se ne è occupato artisticamente, ci ad alto livello anche andando mm. a pescare veramente. delle. De, io ne ho fatto parte, tra l'altro, eh, eh, con una figura un po' particolare, quella del sacerdote. Ma di fatto, che, che benediva la porcheria in quel senso. Che, scusa sì, se diciamo dico, che ma, è un argomento: eh, no, non esiste un, infatti, era un pin, non era un sacerdote vero. Però non è una cosa che è nata oggi, l'altro ieri, wow. ieri, anni fa, e questo l'impegno. A te e altre persone... Se diciamo che te ne te occupi da ma, un bel po', insomma, di queste ma, cose. Sì. Infatti ma lui quando è arrivato qua... è ha colpito forte anche, cioè con il senso... Eppure è servito, sì, a chi l'ha capito, però è, è, quanto bisognerebbe insistere ancora, secondo me... C'è da lavorare tanto, c'è da lavorare tanto, e io torno sempre sui soliti argomenti, perché il lavoro deve essere un lavoro circolare, cioè non posso lavorare solo io, solo tu, solo lui o un gruppo di persone, bisogna coinvolgere l'intera popolazione a tutti i livelli, dai più piccoli, quindi cominciando dalle scuole, con dei progetti reali sull'ambiente, far torcare ai bambini con mano. Cosa vuol dire avere un ambiente sano e un ambiente malsano? E da lì farli crescere con una coscienza ambientalista, che non vuol dire essere del partito dei Verdi o del Partito, vuol dire avere coscienza del mio ambiente e quindi lo salvaguardo perché ci vivo si dovrebbe essere al di sopra delle casate. Allora, diciamo sicuramente così. noi ce ne occupiamo e ce ne occupiamo in gruppo perché eh, viva Dio, in gruppo riesci comunque a fare molto di più di quello che potresti fare da solo e eh, la storia ci insegna no, che la forza del gruppo è una forza veramente che dà coraggio l'uno all'altro perché anche nel momento in cui ti senti rispondere da qualcuno e dici ma insomma i rifiuti ci sono bisogna pur bruciarli e eh, santo Dio facciamo questa quarta linea però dietro sta quarta linea eh, ci sta tutta sta roba ci stanno Sì, infatti qui c'è un, eh. un volantino eh. con una serie di cose che eh, le, le, si le, le... fanno notare eccolo qua infatti la regia, eh, regia puntualissima, eh, puntualissima. Eh, ma... una... queste sono tutte darvi. le vostre obiezioni tutte ma... le vostre le, che avete le, i rilevamenti Prego, sono no, no, queste mi... sono organizzate dai comitati dei il comitato, cittadini, il di associazioni mm. che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo in questa, in, questa, in, questa, in questa cosa, anche se dal punto di vista comunicativo secondo me eh, si potrebbe fare un passaggio oltre per essere un pochettino più trasversali e più comprensivi mm. e dire sì all'ammodernamento della terza linea, chiusura della prima e della seconda. Spie aspetta, bisogna che cominciamo ad andare un po' indietro sai perché la gente non sa capire terza, ah, quarta eh, eccetera no, no. scusami, <ride> chiedemelo io se andiamo a vedere il problema tecnicamente, Il un punto di capo aperte le virgolette, problema per chi e perché o perché no scusami eh, eh ma sì, la, bellezza, la nostra bellezza eh? è quella di essere capaci Un po di, di essere stupidi al momento giusto, nel senso che per prima linea non fare che così. tutti eh. possano capire, certo. Prima linea non, voglio, non parto da 50 Scusa, anni eh? fa, quando è stato impartito l'inceneritore, perché quello non lo so, andiamo ah. già quindi più, andiamo già più avanti. Ma come abbiamo... mai recentemente e perché qualcuno si lamenta? Domanda: allora diciamo che la regione Veneto. Uh, ha chiesto a, uh, a Era, quella che gestisce al momento lo smaltimento, smaltimento dell'inceneritore di Padova, dove ci sono due linee degli anni 80 e una e la terza degli anni 90. Ok, quindi la più giovane degli anni 90. Sì, la, la, la più giovane la terza linea è stata messa in piedi dall'allora assessore Alessandro Zan e quindi siamo in giunta a Zanonato nel 2009-2010. Scusa, un secondo scusatemi ho dimenticato ah, di ringraziare chi ci sta seguendo. Soprattutto su che ormai è da un pezzo che siamo collegati anche su Facebook, e oh no. se qualcuno ha qualcosa. Da dire con piacere noi, senza dire i nomi, senza ricordare poi i messaggi perché li cancelliamo alla fine. 349 06 34 -349. Scusatemi. Ecco, ma anche questa è una, è una bella cosa perché vuol dire che siamo, dimostriamo di essere in diretta, che, <ride> eh, che non molti lo dicono e fanno finta di esserci e non ci sono. Quindi nel 2019 la regione Veneto ha chiesto a ERA di presentare un progetto per l'ammodernamento dell'impianto, che vuol dire eh, ammodernare la terza linea e aggiungere una quarta linea. E lasciare le quelle più vecchie? No, le prime e la seconda chiuderle. Oh, Quindi questo, questo, già almeno quello, perché Beh, sono quelle che sono. C'è un bilancio, insomma. Esatto. Almeno la, la parte più, in, presumo, più inquinante andrebbe, esatto. andrebbe Quindi togli. Sarebbe un aspetto... Però verrebbe aggiunto un, un inceneritore di nuova generazione, ma non so. Certo. non ho idea di come. Quindi sarebbe questo l'ammodernamento, la cosa. Sarebbe questo l'ammodernamento. Mm. Allora, Però cosa c'è che non va? Eh. Domanda. Allora, ci so, manca un piano regionale sui rifiuti. Allora, alcune domande che... Allora, il problema è che la, la comunicazione su questa cosa è molto scarsa. Cioè, voi siete gli unici che stanno dando un po' di visibilità o aprendo il dibattito. Sia che il centro destra, che parte del centro sinistra, non, non, stanno, non stanno... Non se ne occupano. Se ne occupa perché mm. ci sono 500 pagine di documenti. Per, o, di osservazioni perché non venga fatta questa cosa. Sono stati fatti dai comitati, sono stati fatti dai vari comuni, eh, da associazioni ambientaliste. Che, che ognuna di queste in totale hanno scritto 500 pagine. Questa è una sintesi, abbiamo portato anche un, un contributo. Per dire eh, se non c'è un piano regionale dei rifiuti, come fai a, a fare una. Perché questo è un impianto regionale. Mm non è un impianto di Padova. Quindi arriverebbe a... Sì, conferire. in Veneto c'è cioè Schio e Padova. E Fusina che è il momento. Fusina non è... tanto, però sono queste le due, le due, gli due inceneritori. Mm. Poi ci sono le varie, le varie discariche. Qui adesso non voglio tediarvi con le normative sul testo unico dell'ambiente che bisognerebbe fare tutto il possibile per non bruciare. Eh, normative, della direttive europee del 2019 eh, sulla, sulla Euro... Direttive europee, ma quando mai vengono riconosciute eh. da noi? Ce ne sono Però altre, vengono... anche no? Se, molto più attuali su altre cose, e, 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 sui green pass, queste cose che noi non sentiamo. Eh, ma Chissà perché ma vengono ricepite, non vengono recepite se non sentiamo non lo so. Però allora o ascoltiamo l'Europa o facciamo finta di non esserci. Se non ci siamo, non ci siamo, o ci siamo, non ci siamo. Appunto. Io credo in, questo, in questa cosa qua. E, ed è un peccato che non vengano rispettate tutte quelle che sono le, le, le idee certo. verdi europee per l'Europa, perché. Dopo sui Green Pass ne parleremo ancora per poco, spero. Su quello ma, noi non c'entriamo. No, ecco, no, Ma il Green Pass no, è, è, infatti, infatti, è solo una sonanza. Il problema è solo quello, che, che, che invece oggi andiamo a vedere, chiedo scusa ai giornalisti che sono secondo me dei penny vendoli, eh, ma eh, che la differenza di se si molla Allegri con Ambra faccia notizia. Perché è una cosa sicuramente molto importante che Teo Hernandez abbia preso il Covid dopo essere stato vaccinato, ai ai ai, lo dicono poco perché se no fa brutto, e poi, e poi sapere quanti morti, quante cose, e poi non si sa mai. Allora, se la stampa, vendola, come dice il mio direttore la mattina, eh, non lo dice così, lo dice peggio, ma io sto, sto più calmo. Eh, Deve occuparsi solo di certe cose, allora smettiamola. Occupiamoci almeno del verde, dei problemi che ci sono e facciamolo in maniera seria. Perché basta guardare fuori dalla finestra. Questo volevo dire, no? Uh -huh. Perché i problemi che abbiamo, adesso magari torniamo a cose più padovane, come i parcheggi eventualmente, dalle parti, no? De, 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 insomma. Cosa ne facciamo di, di certe zone? Facciamo diventare un parcheggio? Basta, no? Hanno tolto l'aeroporto, serve fare parcheggi per chi? Facciamo i parcheggi per chi? Per l'aeroporto di Milano a questo punto non lo so, domando io. Chiedo. Questo è un altro tasto dolente nella, certo che dolente. nella se non se no, politica ambientalista padovana. Mh. E questo lo dico con grande rammarico e soprattutto con rammarico di chi aveva puntato sull'attuale giunta per una svolta veramente ambientalista e io sono uno di quelli che ci aveva creduto, eh, attenzione, oh. sono uno di quelli che ci aveva creduto, a maggior ragione mi sento tradito. È un peccato, è un peccato <ride> se non, non lo fanno, però credere al momento in cose importanti... È giusto, certo, assolutamente. se poi non le fanno. Buona. Ai ai ai. Ma colpa loro, però. Non colpa di chi però ci Però sul, sul tema del parcheggio, che è toccato sull'aeroporto, eccetera, allora lì esiste già una cementificazione. Santo Dio, esiste un aeroporto, ci sono abitazioni, Molti ci sono ehm. piste, c'è di tutto, insomma, eh. quindi c'è già una cementificazione. Allora, se il parcheggio serve, che si faccia lì. Visto che c'è già il fondo, Bravo. non serve, <ride> non serve, non... Non serve cementare Esso, ancora. La metto un po' così, mm. eh, semplicistica, ma perché, perché costruire un parcheggio ex novo in zona basso di sul verde? Ah, questo è un altro progetto. Sul, che, verde, giusto per sul capire. verde sul mm. verde, quando. A poche centinaia di metri di distanza c'è tutta quest'area che va dismessa in circa 140.000 metri quadri ci sarà la nuova scuola dei pompieri, eccetera. È bellissimo progetto, ci mancherebbe altro. Ma ne rimangono le migliaia di metri per fare un parcheggio. Perché farlo sul verde? No, il verde va tenuto. Caro, soprattutto. Salvaguardato, salvaguardato, salvaguardato esatto, anche perché ricordiamo a tutti quanti che noi viviamo in una delle città tra le più inquinate d'Europa e non lo dico così, così lo dico perché ci sono i dati. <ride> Sì, sì, qui c'è una procedura di infrazione sì, che in cui la, la nostra città ha un... E ve la leggevo un attimo... Chiedo fa scusa che... se vi interrompo no, un secondo, bene. avevo detto 349-06-34349 -34 se volete mandare un messaggio. E infatti, buonasera Edio e Claudio perché il nostro follower la well, prima che conosce noi. Ho sempre avuto l'idea che il Nord Est è una grande, se non il più grande, motore di questo bellissimo paese perché non si riesce a diventare anche il modello di eccellenza per la questione rifiuti a modernamento? Sì, ma facciamo vedere che questo splendido nord est riesce a riciclare e a cambiare aria. Facciamo vedere che siamo capaci. Un saluto al vostro sempre felice Follower, ovviamente. Vabbè, eh... no, che dire. ti risponde Grazie. lui? Sì, Grazie, Davide. Eh, è, sì. è, è questa... un assist. <ride> sì, no, questa è un assist. No, dovremmo fare tutti quanti come Treviso, mm. perché se noi replicassimo il modello Treviso per la raccolta rifiuti mm. saremmo all'82% di raccolta differenziata. Treviso rappresenta un'eccellenza, quindi è un'eccellenza. Mm. E non hanno un inceneritore mm. perché eh. non hanno un inceneritore? Perché? perché arriva a noi? Perché di di Treviso, voleva bruciare, ce lo mandano qua. Cosa non e va poi, bene. Altro, a secondo punto, voi sapete chi è, di chi è l'azienda che fa la raccolta di rifiuti a Padova? Beh, so come no, si chiama. Faccio io le domande, faccio io le domande <ride> So come si chiama, diciamo ma che non lo so. Diciamo faccio che... finta di non saperlo, ma l'ho sentito in, non in questa ah. trasmissione, alla concorrenza, <ride> però non lo so. No, ma sapete almeno di chi è la proprietà. No. Della stessa azienda che fa gli inceneritori no. ma esatto. dai ma no ma non devi così e allora così. qualche interesse avrebbe a, a ma se, riciclare a ma come no? Cioè, che guarda, caramba che sorpresa vorresti dirmi che c'è un, un, un conflitto di interessi no anzi no, no, no c'è grande quanto un una casa un completamento guarda. di interessi e, e bravo. Il attenzione. Problema, attenzione mi sembra, mi sembra di, che ricadiamo sempre faccia, in un vecchio vizio di questo posso fare faccio io l'intervistatore sì, dimmi se Treviso ha l'82% della raccolta differenziata Padova quanto ha secondo voi quanto ha il treviso? 82. Beh, 82% che diciamo che, che la media regionale è 79 e 72 75 adesso Vabbè, non noi mi sembra saremmo, ricordo saremmo il dato noi saremmo ma sicuro, 68 al di sotto perché se abbiamo preso la procedura di infrazione è sicuramente no quella è per l'aria per la qualità dell'aria ah, quindi 68 56 no, no, siamo, a 50? 50. siamo 50. la sesta più inquinata d'Italia no, la sesta provincia mm -hmm. del Veneto per raccolta no, differenziata Se ne fossero 150 Incora. essere sette. Sì. Andrebbe bene manchamente. Sette, otto. Quante sono le province? Voglio sette. Dire, 7. Sono sette. Chi c'è dietro di noi? Per curiosità, <ride> l'unica dietro di noi chissà Forse Verona perché anche loro hanno l'inceneritore infatti c'è l'inceneritore <ride> no, e ne hanno so, stroncato so, Verona no. ne hanno stroncato uno ne, ne, ce n'era uno pronto ma non è mai partito la famosa Cadelbue che non è mai, esatto, non ha mai iniziato però, attività capite che è un palese conflitto di interessi e questo paese è un, veramente il terreno e Attenzione, ma la stessa un, cosa. È già un, un paese in confine eh, Non c'è una cosa dove sì. non riusciamo eh. a farti capire. Allora, allora, parliamo anche un po', possiamo parlare anche di non politica o di proposte ma per perché? la cittadinanza. Anzi, meglio ancora. Allora, dico solamente alcune informazioni che il 22 novembre mm. la Regione Veneto delibererà se era... Questa multi, questa multi utility. Che è con l'H davanti. Esatto. Eh, con no, davanti. Per spiegarlo perché la gente non lo sa, sì. ma che lo spieghiamo. Che poi esatto, è emiliana, con l'H. davanti. Un'azienda emiliana, fra l'altro. Esattamente, Beh, emiliana di origine, sì. però sì. Poi a, un po arriva fino a Friuli. nazionale eh, esatto. la sì, sì, sì. Esatto. E, la, la, la Regione Veneto delibererà con una conferenza servizi se potrà farlo sì o no. Cioè, sì o no a questo, questo inceneritore? Alla quarta linea. Ah, la famosa quarta, quarta linea. Il 22 si decide sì. definitivamente. Sì. Ah, Novembre, come... però. Sì, sì, abbiamo tempo a pensare. Un mese allora per abbiamo per tempo da pensarci. pensarci. No. Da pensarci come? Anche poco tempo, però. Sì. Poco tempo. Allora, noi eh, ci siamo interessati al tema, vedevamo che c'erano cittadini, Ci siamo avvicinati, abbiamo chiesto, hanno prodotto persone che studiano, no? cittadini, ingegnere, l'avvocato che, che di si occupano a vario titolo di questo. Sono costituiti quest dai comitati cittadini e stanno facendo un egregio lavoro sì, no, proprio sull'inceneritore. Ci sono state 40 osservazioni a questo, alla, 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 alla valutazione di impatto ambientale e, e poi che ci saranno 30 giorni per i comitati, per i cittadini, per le associazioni ambientaliste. Mm di presentare ricorso al tar il quanto ricorso, tempo? 30 giorni, dal 22 settembre eh, il, il minimo euro. previsto per legge esattamente, sì. il minimo 30 Finalmente. giorni per fare ricorso al tar che cosa vuol dire un ricorso al tar? Eh. che si paga un avvocato tecnicamente non è una sciocchezza esatto. roba, insomma impegnativa eh. un avvocato amministrativista mm. quindi esperto di diritto amministrativo che impugna la decisione della regione veneto alla valuta all'avviamento all all'ampliamento della quarta linea mm -hmm. e ma chi fa chi fa il ricorso io e toni mettiamo 10 euro <ride> il ricorso e non magari è magari l'albergo qui di fronte eh, gli chiediamo mm. 1000 euro quali sono i costi e eh, quali avvocati ci daranno la loro disponibilità? Non ce ne sono. Non. Scappano tutti. È una cosa strana no. però perché eh, eh, sì. l'avvocato di solito, siccome eh. viene comunque pagato, anche se, se viene perde, pagato. anche se perde, anche se perde, per, per, però, però diciamo che gli avvocati dicono, quelle associazioni, ambientaliste, così hanno pochi soldi. E quindi magari. Però noi cerchiamo di. di, di di fare una proposta nuova faremo una campagna di crowdfunding una raccolta fondi su una piattaforma online mm. con un progetto specifico e allora dite già il nome della piattaforma perché così lo sappiamo no, Noi. dobbiamo ancora no. deciderla, Dovete, mm. Dovete deciderla. Verrà fatta grazie Alessandra questa. che ci ascolti ne, tra l'altro scusa verrà fatta questa cosa per raccogliere dei fondi per portare per pagare l'avvocato eh, per, i per i pagare i bolli mm. e se per caso si perde sì. perché se si perde se cioè, ci avete condannato... Esatto, 3.000 euro. Eh. Diciamo che Quello sono 3.000 euro. Sempre, sempre. Sono sempre soldi. Eh, però magari la cittadinanza 10 euro. Quindi bisogna raccogliere persone. anche quelli... bisogna avere le, le doppie tasche, quella per prenderli e quella per mollarli. Esatto. <ride> Siccome si svuota sempre una, devi avere piena l'altra pronta perché non si sa mai. Certo l'altro problema, strano, scusate se posso cosa. fare vai, vai. questo spot. Ci vuole anche un'associazione ambientalista. Regionale che presenti, perché l'impianto di Fusina mm. ha fatto ricorso al TAR perché dovevano fare l'ampliamento e il TAR ha rifiutato per illegittimità del presentante, cioè di ah. chi ha presentato, quindi se lo dico interessa. io dico esatto, che sai, sai, cosa deve vuoi, essere qualificato. Ma se vai, io, se io Antonio, la settimana scorsa avessimo costituito un'associazione. Eh, guarda che il nostro, eh, il nostro regista lo fa sta a vedere, vedere il termo, cose, eh? termovalorizzatore. Poi, che ci crediate o no questo è quello che c'è attualmente il regista sì, esattamente. ci pensa mm. Vedi? Sì, sì. quindi, quindi la, beh, bisogna essere qualificati bravo. anche per presentarla stacca. mamma mia io ho letto io ho solamente letto 500 pagine di, di documentazione no non tutte però le ho lette insomma una buona parte però eh. voglio dire veramente è la gente non si rende, ecco, questa è una cosa che dobbiamo ricordare ai nostri amici perché eh, quando ci lamentiamo e quando diciamo ma fate qualcosa, attenzione, chi eh, può fare? fare questa, questa è una cosa importante perché lamentarsi <coughs> è è, più sempre, comunque, malamente, anche al di fuori delle possibilità, anche con atti che non vanno bene e qui non mi riporto alla politica, se no succedono guai, ma soprattutto. La persona che può lamentarsi. Perché non posso io lamentarmi se a casa tua pieno di formiche. No, no, ma. E te la prendi tu col sindaco, ma te la prendi tu, ma neanche col sindaco, te la prendi con le formiche nel caso. Però di fatto cos'è? Che qualcuno deve essere diciamo Qualificato. abilitato. Qualificato. Che è una brutta parola. Sì, qualificata abilità sono brutte parole perché uh, dovremmo poterci lamentare tutti guarda ma in realtà guarda, mi sembra di capire che eh, eh, no? sì, mi viene da dire quasi una cosa eh, mi sembra di capire che dilla, dilla. è molto facile portare a termine da parte di chi li devi portare a termine questi questi progetti ma è molto lamentarsi. difficile ma è molto difficile se qualcuno ha qualcosa da dire avere la possibilità di dirlo Così mi sembra di capire da come me l'hai spiegata. Mi sembra un gran scusa, ma un gran casino fare questa cosa. Cioè, non è semplice. È che poi sono cose che, insomma, se posso permettermi: cioè, sono cose di modernità. Cioè, ma non, non, ma non, ma se no, io ti dico scrivi questo, cosa, no, cosa fai no, tu? No, no, no. Io, io, ti, io ti detto, si chiama dettatura. Non è quello. Non se è quello. invece è un'altra cosa, ha la I invece che la E, ma non importa. No. No. qui siamo adesso alle questioni, questione è una questione di modernità è strano che non si possa fare capire delle, delle soluzioni più moderne, già in uso in, in tanti paesi anche a noi vicini. Come non si possa portare sia così difficile far capire allora, le cose. Perdonami, Edoardo, la prima cosa da fare è evitare questi conflitti di interesse. Quindi questa azienda eh, non può gestire le due cose. Eh, questa azienda sono... gestisce una cosa o l'altra. E siccome si sta rivelando, eh, ma dal suo punto di vista per carità è un'azienda, è una multiutilità, per quello che ci riguarda si sta rivelando dannosa perché boicotta il riciclaggio per incenerire perché è guadagna favorece. di più. No. E allora vuole una quarta linea, mi presenta una quarta linea perché una quarta linea con la terza funzionante, la quarta linea nuova di palla, eccetera, aumentano le tonnellate tonnellate di che rifiuti arrivano che arrivano, ovunque. ma non solo dal Veneto. Eh non no. solo dal Veneto, certo perché no. più brucio più incasso, eh. più brucio più incasso. Mm. Risolvo risolvo anche mm. il problema ad altre amministrazioni che invece di sbattersi per fare il porta a porta e riciclare, eh, è, la scarica, è più so, facile salutarla qua? Pago, 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 pago e allora questo eh non no. va bene. E la cosa, perdoni Claudio, e poi mi taccio Vai. la cosa più importante su cui puntare l'attenzione è la questione sanitaria epidemiologica. Non c'è a Padova un registro dei tumori, noi non sappiamo l'incidenza reale, lo sappiamo perché vediamo le persone morire, ma perché non esiste questo registro dei tumori? Perché io non posso sapere quali sono le cause del perché a un certo punto in una determinata zona mm. la gente comincia a morire di questo o di quell'altro tumore? Perché? Perché no. Però non ti tacciare perché ormai abbiamo pochi <ride> minuti, dobbiamo ricordare una cosa, che tra le varie ipotesi dell'uso degli spazi mancano spazi per i bambini o sbaglio, scusami se, mi, scusami se mi sbaglio ma voglio ricordartelo, che qua in pochi minuti dobbiamo ricordare anche questo, spazi per gli anziani esistono. Chiedo scusa, ma. Il parcheggio. Non è che chiedo bene, per un amico, eh, eh, no? No, non non è chiedo, che chiedo, è Guardate i codici di capelli, chiedo, chiedo per, per un amico, noi. sì, è vero. Allora, adesso io. All'onore ad del vero, <ride> oh, devo, no. dire, devo dire questo: Al, um, nel basso di Sonso è partito questo progetto pilota di questo parco agropeseggistico che è una cosa meravigliosa. All'interno del quale è stato aperto se anche. Se mantenuto? Se mantenuto chiaro, e se non invaso dai parcheggi, ma questo va da sé. E... Il... Tra l'altro all'interno di questo parco è stato anche messo in piedi un, come dire, un localino, un chiosco, ma dire chiosco è riduttivo. Con una serie di eventi serali nella bella, nella bella stagione, funtio, tra l'altro no, no, dove così puoi così andare buona. a bere il tuo cocktail mm. ascoltando della buona musica, oh. in compagnia, eccetera. È una cosa meravigliosa. Il problema, il problema qual è? problema non è il locale, perché io sono un frequentatore di locali, Claudio eh, e mi conoscete, sempre. lo sapete, sappiamo, ecco. sappiamo <ride> ci conosciamo. Non è, è, anzi benvenga, sono ben contento che ci sia perché da vita eh, anche serale in quella zona meravigliosa, eccetera. Però prima di arrivare a questo bisognava ragionare sulla sicurezza della viabilità. Guarda, Guarda, ecco, ecco lì io, sai, ci sta delle cose bravissime. Ecco. Ecco. È veramente bravo. Eh, bisognava ragionare anche sulla messa in sicurezza di tutta la viabilità, modificare la viabilità, Fatterica. permettere, permettere, permettere eh. al quartiere di poter, ma questo indipendentemente anche dalla, dal parco e da quant'altro, ma permettere al quartiere di vivere in sicurezza. Non c'è una pista ciclopedonale, non c'è una corsa di autobus, ma neanche di un piccolo pollicino elettrico che ti permetta, quindi sei costretto a muoverti con mezzi tuoi sempre e comunque, mm -hmm. con una viabilità tra l'altro eh, che per la posizione che ha adesso parlo di vie via Libia mm -hmm. diventa poi via Montepertica passa davanti al cover tennis via Montepertica prosegue fino a via Como arrivi sul bassanello se tu arrivi dal punto zona aeroporto tu hai bypassato tutta la città via Gote e quant'altro, ti trovi al bassanello tagliando per vi strette vie residenziali e anche di fretta perché sei in ritardo. Ah, questo non è una buona Ci cosa. sono stati diversi incendi, eh. ma uno, uno degli ultimi anche qualche sera fa: eh. Eh, perché scarsissima illuminazione, sicurezza stradale pressoché nulla, marciapiedi inesistenti, eh. cioè sembra veramente una Beirut quella zona. La cosa meravigliosa di questo parco e anche di questo locale rischiano di essere eh, resi no. vani mm. perché manca la sicurezza nel ritmo. quartiere, non ti puoi muovere in sicurezza, addirittura parliamo a livello di illuminazione che ancora risale ma anche poco guardano con la candela ma, ma sì ma d'inverno sì d'inverno con i telefonini perché i telefonini hanno sta, sta, sta per lucetta fortuna. Ma per fortuna se no dovevi tenerti la torcia in tasca cino. Okay. allora prima eh, le cose non si possono fare al contrario quindi benvenga il localino benvenga tutto e, e attenzione, dire, attenzione i basso i sonso dove, dove, dove vogliono costruire parcheggi. Mm. C'è cioè una zona dove ci sono gli orti urbani, gli orti sociali. Noi abbiamo visto prima un attimo. Gli orti sociali: se, se la regia ci fa rivedere quella piantina, che abbiamo, abbiamo, poco, sai, abbiamo pochissimo se, tempo. Se Il tempo sicuro, stringe ma ve, si può. Ve, ve, velocissimo. Mm. E gli orti sociali, se li guardiamo nel contesto di tutta la zona, sono un micro microfazzoletto. Eccoli là, adesso li punta. Sono un micro... eccoli, là. eccoli là, perfetto. Sono un microfazzoletto e ci sono oltre 100 domande in lista d'attesa con tutto questo verde che abbiamo invece di far parcheggi. Vogliamo aumentare questi orti sociali? Vogliamo darli alla gente perché l'orto sociale non è solo che mi vado a coltivare la zucchina o la carota, no, è, è socialità, è, è agorà, ah. è chiacchiericcio, ma è stare insieme, è la libertà di una persona anziana di ritornare, ma non solo anziani, tanti giovani. Che hanno fatto domande, sono un lista d'attesa Claudio, sì, anche, anche, non anche non tanti imparare, giovani, imparare per i giovani io stesso io che ho l'orto sociale lì, come dici tu c'è l'anziano a fianco, dice eh, no Antonio, non così, guarda come devi fare ma è meraviglioso è una condivisione bellissima questa è. Insomma, piuttosto che un parcheggio, cosa dici? Eh, Beh, orto sociale, vi invento tutti e due a zappettare, ragazzi, a piantare eh. peperoncini, Sai, io eh. a basta. A Servazzano <ride> ho avuto la possibilità di assegnare gli orti sociali, quindi conosco bene certo. come funziona. Eh però eh, eh, sono delle cose bellissime a cui la gente non rinuncia più anche i eh, giovani, anche i giovani. E, questo, e questo è veramente importante tanto poi ci si vede per bere l'ombra nel chiosco famoso lì Vabbè. però questo è importante parte, che si vada ma bene. Dopo no, va dopo va ci vuole prima vero. ci vuole anche bisogna servirle bene noi abbiamo credo 30 secondi sì. anche 45 45, anche 45 Vabbè, ma non di più regalone e ricordatemi dove vi troviamo a livello ovviamente di sede, di. www.padovaverde.org. Www .padova ecco che è fondamentale, no, non per niente, perché poi la gente dice, eh beh, allora dove li trovo? Eccoli qua, allora. Antonio. Parleremo di altre cose, parleremo di cinema, di tante altre cose, ma comunque l'importante è far capire mm. che anche col cinema è già dimostrato. Certo. Si può farlo non anche con l'arte. Un forte attaccamento all'ambiente di più che mm. è servito a far capire, chi vuol capire. E ragazzi, come sapete, eh, Casa Capè è fatta per questo: è fatta per dare delle ipotesi per poter ragionare, continuare a pensare nel weekend e avanti e soprattutto per capire che tutto quello che i penny vendono e vi scrivono, che sono tre cose inutili, non ha importanza, ce ne sono tante altre a cui diamo retta noi. e Scusateci se andiamo a cercare, forse in quello che sembra piccolo, ma è molto più importante. Eh, certo. e, se doveste dire qualcosa alla gente, cosa dire intanto fate i bravi. Perché io, <ride> cioè io direi a questo alla gente: fate i bravi e mantenete bello l'ambiente. Siamo d'accordo? Bello. Informatevi. E, infor Informatevi. Mm. Fir e firmate la petizione. Eh, quello è importante. Firmate la petizione per no alla quarta linea. E questa, okay. ovviamente partiamo per la parte padovana. Chiaramente nelle altre regioni vabbè, possono firmare anche loro. Che problema c'è, non si sa mai. Tanto se è online si può fare lo stesso. Grazie a tutti quanti, Edoardo. E, e ci ritroviamo, però, perché queste sono le cose importanti. Ne riparleremo. Sono quelle che ci sì. fanno non solo piacere, ma ci danno anche la sicurezza. Ci si di... può parlare di cose belle ma anche importanti. Buonanotte, importantissime quando c'è l'ambiente, siamo con voi. A venerdì prossimo, grazie a tutti, buona serata e grazie ovviamente a chi è stato con noi dietro le telecamere. Ciao, ciao, ciao.